Buongiorno, anzi, buon pomeriggio, popolo dell'azzurro, e no, nuovo format, un format che mi è venuto in mente in questi minuti, in queste ore. Parliamo di, possono essere svariati argomenti, il calcio, la musica, la figa, faccio esempio stupido, mente scherzo per chi mi segue, parliamo di lavare. Oggi voglio titolare, parliamo di lavare. Come sapete tutti, lavare è stata introdotta nell'estate 2017. Non sto guardando, non ho nessun computer, non sto guardando niente. Ho davanti le foto e un post dell'Italia. Lavare è stata introdotta nel 2017, estate 2017. Per cosa? Per aiutare gli arbitri in determinate situazioni, dei cartellini, dei rigori, del fuorigioco, dei falli, dei tocchi di palo e tante altre cose così. Però, tra lavare il 2017 e lavare il 2023, cosa è cambiato? Nulla. Hanno cambiato regole, hanno avanzato un po' di robe, tipo il fuorigioco semiautomatico, tipo la collector technology. Tipo le regole sui tocchi di varo, i volontari o involontari, oppure se cambia direzione, cose così. Però io penso una cosa. Perché ogni volta che c'è la VAR in una situazione, la partita quando finisce, i tifosi creano caos, i social creano caos, non è che siamo noi in Italia che abbiamo un'assetto arbitrale molto scarso tra Chiffi, tra Tagliavento, tra Fabbri, tra Orsato, tra Irrati, Doveri, Fabbri e cose così. Non se ne salva uno, non se ne salva uno. E non voglio parlare di arbitraggio che a me non mi piace. Faccio un esempio stupido: Inter-Juventus 3-2 per la Juve nel 2000 e 17 appunto, 2017-2018. Vecino fa il fallo giallo, il VAR lo richiama e lì dai rosso. E lì non doveva neanche farlo perché non c'è ancora la regola. Pjanic va addosso a Rafinha, vuole una ginocchiata visibile in modo visione. La VAR nulla, non lo richiama l'arbitro. Anzi, ho detto che non ci sono immagini. E potevo capire, visto che la VAR era stata intromessa in 9 mesi, quindi ci sta che volevano ancora cambiate alcune cose. Però, nel 2023, Inter-Juventus 0-1 per la Juventus, dovrà avere altre immagini, è uno scandalo, è una roba molto vergognosa, dovrà avere immagini del 2023, perché tutta la tecnologia che è avanzata per il 2017 per avere due immagini in più è scandaloso, è scandaloso. Ma ripeto, non soltanto Inter-Juventus, perché ripeto, a me parlare dell'arbitraggio non piace. Faccio un altro esempio stupido: Inter-Fiorentina del 2018, la vita 3-3, il petto di D'Ambrosio che l'aveva preso qua l'aveva preso la palla qua sulla testa. L'arbitro ci ha messo 10 minuti per poi dire l'ha presa col braccio qua. Allora vedi che sembra la fede, vedi che non hai capito neanche te un cazzo di come si utilizza la VAR. Perché in Inghilterra, in Spagna, in Arabia, in Cina, in Francia, in Germania, i 4 anni di VAR, nessuno ha mai detto nulla, nessuno ha mai protestato, nessuno ha mai fatto caos. Perché, come ha detto Barzillotto, il grande Ser Barzillotto, che saluto e mando un bacio, qui in Italia l'hanno messa per due semplici motivi: uno, fare soldi in più di quelli che mancavano, tanto non ho beccato un cazzo, vogliamo dire no. Fai soldi in più. Due,
fare due visual, due like, due commenti più a YouTube. Ma no, gente con 200 iscritti, gente con 500, 800, 1 milione di iscritti. YouTube e calcistici. Fare due visual e like in più. Perché in breve nessuno si lamenta? E qua ogni volta che c'è qualcosa che non va, si protesta tu subito? Io vorrei capire questa cosa qui. Non è che siamo noi in Italia che non si sa utilizzare la VAR. Perché faccio un altro esempio stupido. Torino-Inter l'anno scorso. Rigore su Belotti. Si vedeva occhio nudo che era rigore. La VAR ci ha messo 10 minuti per dire che non c'era nulla. Cioè, io boh, scandalizzato in quel momento lì, perché ho detto, cazzo, questo è rigore, non al 100%. Invece no. Fiorentina-Inter di quest'anno, il rosso su Di Marco. Il rosso su Di Marco era netto, perché è andata a piede martello su cuore della Fiorentina. Perché la VAR non ha detto nulla? È andata a vedere il VAR, ha dato rigore, come giusto che sia, ma ha dato il rosso. Perché? Non si sa. Inter-Juve di questa settimana. Caos, polemiche, proteste. Caso sì, non mi viene in mente la parola. Caos e polemiche. Va bene? Va bene così. Sul fallo di Mauro di Rabiot. L'arbitro Chiffi, quell'arbitro pezzente, ci ha messo 5 minuti per dire nulla. Non è andato neanche a vedere il VAR. Se tu hai dei dubbi, caro Chiffi, vai a vederlo il VAR. Non è che sei imbambolato come un coglione a sfotte pure Barella dicendo vuoi arbitrare te. E no, non funziona così, caro Chiffi. Tu devi andare al VAR se hai dei dubbi. E lì in quel momento hai avuto dei dubbi se dare il gol o non dare il gol. Perché non sei andato a vederlo? Fa capire che sei in malafede, caro Chiffi. Quindi, boh. Non lo so, cioè, questo beh, la VAR in questi anni a venire è peggiorata. Se 10 anni fa mi avessero detto, guarda che è stato introdotto il VAR, una nuova tecnologia per aiutare gli arbitri, io sarei rimasto contento. Ma non credo che 10 anni fa fosse così scarsa la VAR in questo momento. Perché ragazzi, ripeto, che sia da favore, che siano a favore soprattutto. La VAR è utilizzata malissimo, è utilizzata di merda. Cioè, 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, tutto questo caos, tutte queste polemiche e proteste non c'erano. Non c'erano. Forse per qualche minima cosa, ma non c'erano così tante polemiche. Cioè, capite cosa voglio dire io? Ecco. Detto questo, ditemi cosa ne pensate della VAR, se è utilizzata bene. È utilizzata male e io mi ricordo di questo nuovo format. Parliamo di in questo momento parliamo di VAR. Sti cazzi, tanto è finito per adesso il campionato, ci sono le sosse nazionali, poi si riprende da 2 settimane. Quindi ditemi cosa ne pensate. Se è forza Inter, ah, ma là, sempre comunque.